tutti, siamo arrivati alla fine di questo concorso. Mi congratulo con tutti i partecipanti per la grande fantasia che hanno messo nei loro disegni e ringrazio tutti i ragazzi e bambini che hanno partecipato a questo concorso di Miss Giovanissimi. Ma bando alle ciance e annunciamo subito i vincitori. Ciao a tutti. Il vincitore della seconda elementare è Jacopo Di Russo. Anche se tutti i disegni erano belli, abbiamo scelto il suo perché è molto colorato, creativo e rappresenta bene uno dei tanti significati della fraternità. Ehi, io invece sono qui per annunciarvi il vincitore della terza elementare. Siete pronti? Oh! Questo è il disegno che ha vinto, è di Giada Magrino e anche se è stato un disegno molto generale ci è piaciuto molto per il significato che lei ha dato di che cos'era per lei la fraternità. Per la quarta elementare ha vinto Giulia D'Amore, perché secondo noi il suo disegno era pieno di significati ed era molto bello e ci è piaciuto molto. Tra i disegni della quinta elementare abbiamo deciso di premiare quello di Samuele Fronzuto, che ha vinto di pochissimo rispetto ad Alessandro D'Angelo. Sono entrambi belli i disegni, ma quello di Samuele ci ha colpito perché rappresenta la fraternità come un argomento molto attuale, che è quello del rispetto dell'ambiente. Per l'associazione ha vinto Elena Giacomo, perché con il suo disegno è riuscita a rappresentare il meglio il concetto di fraternità, raffigurando il legame che c'è nelle diverse etnie. A nome di tutto il gruppo Missio vi ringrazio per aver partecipato. Ancora congratulazioni ai vincitori e ci vediamo alla prossima!